30 minuti? Non sarà facile. Ok, resta solo da controllare la prossima stanza. Non me l'aspettavo, ci è mancato poco. Ok, apriamo la prossima porta. Qui sembra che non ci sia nessuno. Ah! Cavolo, sono proprio tosti.
Naturalmente non immaginavo che mi avrebbero accolto a braccia aperte. Ok, vediamo la prossima porta. Jimmy, stai bene? Gillian, sei venuto per me? Sei ferita? No, non mi faranno niente. Hanno ancora bisogno delle mie ricerche sulla pelle artificiale. Ricerche sulla pelle artificiale? Te? Gillian, mi sono tornati i ricordi. Tutti. Allora Jimmy, cosa sta succedendo? Hanno preso Harry. Lo uccideranno. Mi hanno costretta. Dovevo aiutarli nei loro studi sulla pelle. Dovevo farlo perché il loro professore era malato. E non migliorava. Gillian, l'ingegnere Harry, è nostro figlio. Ha vissuto da solo per 50 anni. Jimmy, temo che Harry sia... Dovevo salvarlo. Non credi? Ma ora è tutto inutile. Jimmy... Il professore è appena morto. Aveva più di 100 anni. Il professore? Chi? Questo vecchio? Non ricordi? È il professor Madnar. Il professor Petrovich Madnar. Che? Questo vecchio sarebbe Madnar? Gli Snatcher lo tenevano rinchiuso qui da 3 anni, solo per fargli sviluppare la pelle artificiale. Terribile. Fare questo al proprio padre. Quale padre? Jimmy, non riesco a capire quello che stai dicendo. Non riesci proprio a ricordare? Jimmy, dimmi. Dimmi chi sono. Cosa ci facevamo nel Cremlino? Sei veramente sicuro di volerlo sapere? È una cosa terribile. Ma se vuoi, te la dirò. Cerca di restare calmo. 56 anni fa, noi eravamo coinvolti in un progetto sovietico top secret. Sai, c'era ancora la guerra fredda. Il divario tra l'Oriente e l'Occidente era più ampio che mai. Tutti temevano le armi nucleari. Allora, gli eserciti mondiali erano i più grandi di sempre. I leader credevano che un esercito potente significasse una nazione potente. Girava voce che ci sarebbe stato un accordo per cessare la produzione delle armi nucleari. Quindi... Le principali potenze come gli Stati Uniti si dedicarono agli armamenti spaziali. Ma non l'Unione Sovietica. I leader del Cremlino, per ottenere la superiorità militare, ebbero un'idea completamente diversa. Un piano terribile. Una cosa a cui nessun altro avrebbe pensato. In quel periodo, i paesi del blocco comunista fronteggiavano una crisi economica. Movimenti che chiedevano un governo democratico si sollevavano ovunque. Il comunismo stesso stava rischiando l'estinzione. Queste continue pressioni mandarono il Cremlino nel panico. E fu allora che quel terribile, quell'assurdo piano, ebbe inizio. E quel piano prevedeva gli Snatcher. Rimpiazzare i leader dei nemici con dei robot. In modo da avere il controllo dei governi e delle economie e praticamente conquistare i paesi dall'interno. Proprio così. E per sviluppare questi robot riunirono alcune delle più brillanti menti scientifiche di tutto il mondo. Alcune persino contro la propria volontà. Il gruppo più importante a capo di questi studi si chiamava Team Frankenstein. E noi due ne facevamo parte. Eravamo in 4, e ci guidava il qui presente professor Madnar. Il professor Madnar era l'esperto di robotica. Suo figlio, Elisha Madnar, si occupava di genetica e microbiologia. Di nanobiotecnologia e picobiologia, io. E di scienze comportamentali e psicologia. Tu, Gillian. Inizialmente il nostro laboratorio era a Novosibirsk, ma poi fu spostato in una struttura segreta sotto il Cremlino. Sai, la glasnost e la perestroika stavano prendendo piede. E se avessero scoperto cosa stavamo facendo ci avrebbero fermato. Ma evidentemente qualche riformista era riuscito ad informare gli Stati Uniti. Infatti Gillian, tu eri un agente speciale della CIA, inviato dagli Stati Uniti per infiltrarti e sabotare il progetto. Io ero della CIA? Sì, e il governo lo sa. Ecco perché sei nella squadra dei Junker.
Cosa? Quindi è questo? I lavori del progetto proseguirono senza intoppi. Ma poi, il 6 giugno 1996, ci fu quell'incidente. Una misteriosa esplosione nella struttura di Keraton propagò nell'atmosfera un'arma batteriologica che era in fase di sviluppo, fermando il progetto e distruggendo il paese. Gillian, sei stato tu? Hai provocato tu quell'esplosione? Cosa? Non puoi dire sul serio? Dici che ho causato io la catastrofe? Nella confusione il professor Madnar riuscì a mettersi in salvo con nostro figlio Harry e raggiungere gli agenti americani. Ma tu, io ed Elisha, non riuscimmo ad uscire in tempo. Nel rifugio sotto al Cremlino c'erano delle camere criogeniche. Il piano era di dormire fino a quando gli effetti dei batteri tossici non fossero passati. E 48 anni dopo, praticamente 3 anni fa, siamo stati ritrovati dalla 17ª unità investigativa. Sì, ma quando ci hanno ritrovato la capsula di Elisha era già aperta. Elisha Madnar? Quello che è nel dipinto della chiesa? Quello che somiglia a Random? Esatto, Elisha è vivo. Elisha è qui e sta lavorando sugli Snatcher. Perché non lasci che sia io a finire la tua piccola storia? Chi è là? È passato un po' di tempo, vero Jimmy? Ah già, c'è anche Gillian. Jimmy, sono io. Elisha, sei proprio tu? Random? Quindi ti ricordi di me, vero? Sono Elisha Madnar. Elisha, perché fai questo? Cosa? Mio padre è morto. Elisha, ma cosa ti è successo? L'Elisha che conoscevo non avrebbe mai fatto niente del genere. Sono cambiato, Jimmy. Questi 40 anni mi hanno cambiato. Non posso crederci. Cosa ti è successo? Cosa mi è successo? Vuoi veramente che te lo spieghi? Jimmy, sei tu. La tua bellezza è la causa di tutto quello che è successo. 57 anni fa? Allora ero molto giovane. Mi ero appena laureato in ingegneria genetica. Grazie a mio padre entrai nel gruppo e lì incontrai te, che eri l'assistente di mio padre. La tua bellezza, il tuo sorriso mi folgorarono. Tu hai scaldato il mio freddo giovane cuore e io non potevo frenare i miei sentimenti. Elisha. Oh, ero così felice. La situazione politica crollava intorno a noi, ma io ero felice. Ma questa felicità non durò a lungo. Gillian, sei arrivato tu. Il tuo arrivo segnò la fine di tutto. Tu ti unisti al nostro team di ricerca. E Jimmy trovò conforto in un uomo del suo paese. La relazione crebbe. E io non potevo fare altro che stare a guardare. Jimmy e Gillian innamorati, sposi, poi nacque anche un bambino. Harry. Ma i miei sentimenti per te erano diventati ancora più forti. Tanto che mio padre cercò di rimuovermi dal progetto, ma non ci riuscì. Jimmy, sono sempre voluto stare vicino a te. Poi, i movimenti democratici che avevano consumato il blocco orientale si diffusero anche nel nostro paese. La guerra fredda era finita, gli integralisti vennero privati del loro potere e il progetto fu cancellato. I riformisti, venuti a conoscenza di un progetto così folle, cercarono di insabbiarlo. Ordinarono che tutto il materiale venisse distrutto e che io e mio padre fossimo processati per le nostre azioni. Mentre voi sareste tornati alla vostra nazione. Fu più o meno allora che venni a sapere che tu, Gillian, eri un agente della CIA.
che stavi trasmettendo i documenti della nostra ricerca al tuo esercito. Il paese ci aveva venduti. Io non sono un politico. Non mi importava del mio paese. Io ero interessato solamente ai miei studi, alla mia ricerca e a Jimmy. E stavo perdendo tutto, ogni cosa. Per quanto fossi molto giovane, voi non potete capire che grave trauma sia stato per me. Elisha. Quello fu il momento che decisi che quel folle progetto segreto doveva essere portato a termine. I bioroidi erano completi all'80%, la loro endostruttura era praticamente stata ultimata, ma avevamo ancora dei problemi con la pelle artificiale. Questo era il mio compito e quello di Jimmy. La chiamavamo pelle, ma in realtà non c'era bisogno di replicare linfociti, cellule di Langerhans e endocrine. Avevamo solo bisogno di cellule cheratinizzate e melanociti per i pigmenti. Ma le tecniche di sviluppo delle proteine di quel periodo rendeva difficile la produzione su vasta scala delle cellule. Un lavoro del genere richiedeva mesi, forse anni. Il progetto originario prevedeva che le persone di un intero paese venissero sostituite, tutte contemporaneamente, e tutto doveva avvenire praticamente nell'arco di una notte. Per questo stavamo sviluppando anche un potente agente batteriologico in grado di uccidere rapidamente la popolazione di un intero paese. Lucifer Alpha? Esatto. Il risultato di un mix di 11 virus diversi. Per uno come me, strettamente coinvolto nel progetto, far saltare in aria il laboratorio non era difficile. Elisha, ma cosa dici? Quell'esplosione ha ucciso metà della popolazione mondiale. Trasferì tutti i dati e i materiali essenziali per il progetto dei bioroidi nel rifugio. Con l'area off limits, vi portai con me al rifugio sotterraneo per entrare nel sonno criogenico. Infatti 10 anni dopo Lucifer Alpha mutò spontaneamente in una forma non tossica. Ma il sistema di risveglio automatico non ha funzionato. Oh no. Funzionò bene. Proprio come previsto 10 anni più tardi mi risvegliai. Ovviamente un po' prima di voi due. Ma se hai fatto esplodere il laboratorio, come mai non sei rimasto esposto agli effetti del virus? Lo sono stato. Ma al momento del mio risveglio era già stato messo a punto un vaccino. Quindi ogni cosa è andata come avevi previsto. Sì, fino a quel punto. Ma il vero problema doveva ancora arrivare. Jimmy, originariamente il mio piano era di risvegliarti. Così noi due avremmo portato avanti lo sviluppo dei bioroidi. Ma non ho avuto il coraggio di farlo. Vedendo il volto di Jimmy, sereno all'interno della capsula, capii che non sarei mai riuscito a convincerti a lavorare con me. Sapevo che non era il momento giusto, quindi fermai i timer delle vostre capsule su sonno permanente. Ma come hai potuto farlo? Nei 40 anni che seguirono rimasi chiuso in quella fredda e desolata sala sotto il Cremlino, cercando di ultimare la pelle artificiale degli Snatcher. Sapendo che nessuno sarebbe venuto, non vidi mai la luce del sole o il passare delle stagioni. Tuttavia, Jimmy, ti avevo sempre lì al mio fianco. Tu eri sempre lì affinché ti parlassi. Solo noi due in quel buio scantinato per 40 anni. Oh, che cosa triste. Poi, 3 anni fa completai finalmente la mia ricerca. Prima rimpiazzai le unità investigative siberiane affinché trasportassero gli Snatcher fuori di qui. Poi non iniziai subito l'operazione di rimpiazzo su larga scala, ma scelsi la città di New Kobe come territorio di prova. New Kobe essendo un'isola ha pochi collegamenti con le zone circostanti, il che la rende una sorta di nazione in miniatura, un terreno di prova perfetto. Senza contare la radicata sospettosità della cultura giapponese, altro motivo che mi ha fatto scegliere questo luogo.
Ma questo test ha rivelato un difetto nella pelle artificiale delle macchine? Una cosa abbastanza inaspettata. Avevo lavorato sempre lontano dalla luce del sole. Ho lavorato giorno e notte per rimediare, ma nulla funzionava. Quindi hai deciso di portare qui il professor Magnar? Esatto. Naturalmente non volle mai collaborare con me. Certo che no. Non avrebbe mai preso parte ad una cosa del genere. Quindi, impossibilitato a ricevere il suo aiuto, decisi che dovevo avere il tuo. Purtroppo, quando sono tornato a prenderti, eravate stati presi in custodia dalle autorità. E ora, Elijah, cosa speri di ottenere? Sappi che Jimmy non sarà mai tua. In passato ero molto attratto dalla tua Jimmy, ma ora... Sembra che tu sia affetto da quella folle arroganza che corrompe molti scienziati. Gli umani sono creature molto deboli. A prescindere da quanto si fidino degli altri, il più piccolo granello di sospetto può mettere tutto in discussione. Guarda quanto causa ha causato il problema degli Snatcher. Gli Snatcher non sono altro che uno strumento per accelerare le cose. E io sto usando gli Snatcher per far emergere la vera natura dell'essere umano. Questo esperimento mi ha mostrato i limiti della società umana. Se la società umana vuole raggiungere vette più alte, deve solo affidarsi a un capo, un sovrano risoluto che non sia colpito da questi futili episodi di mancanza di fiducia. Sei un pazzo se credi che le persone obbediranno a degli Snatcher. Questo è vero. Ma non si opporranno se lo ignorano. Se non diamo alle persone una ragione per sospettare di noi, allora saremo la loro nuova divinità. Una razza con poteri soprannaturali. Ci siamo quasi. Una volta ottenuta la pelle artificiale, gli Snatcher trascenderanno l'uomo per diventare i veri esseri umani di questo pianeta. Ma ora che il professor Magnar è morto, non otterrai mai la pelle perfetta. Ormai non ho più bisogno di mio padre. Ho trovato un campione di pelle perfetta. Una volta analizzata, potrò avere tutta la pelle che mi serve. Mi basterà coltivare le cellule cheratinizzate, le cellule epiteliali e i melanociti nelle quantità che ci servono. Di cosa stai parlando? Come sei riuscito a ottenere un campione di pelle senza problemi? Prova a dare un'occhiata a questo. Si trovava tra le macerie dell'ospedale Queens. Random! Oh, vedo che vi conoscete. Ma... è uno Snatcher? Quel termine non è molto corretto. Questo bioroide è stato realizzato da mio padre a mia insaputa. Rappresenta me da giovane. Lo ha costruito proprio in questa struttura. E poi lo ha programmato per distruggere gli Snatcher. Questo bioroide mi ha causato molti problemi. È stato realizzato molto meglio dei miei Snatcher. Lui stesso credeva di essere umano. Mio padre vi inserì i ricordi indietro fino all'infanzia. A quanto pare, anche quelli erano miei. Non te ne sei accorto? Randa Magill è Elijah Magnar scritto al contrario. È tipico di mio padre. Non solo. La pelle che ha sviluppato si rigenera da sola. Una volta installata non è più necessaria nessuna manutenzione. È morto? I sistemi principali sono completamente inattivi. Ora è solo un rottame. Mantengo in vita solo la sua pelle artificiale, di quella che ho bisogno. Ora potrò passare alla seconda fase del mio piano, un'infiltrazione su larga scala nelle principali nazioni mondiali. Ormai il summit sarà concluso, non ce la farai mai. Il summit è irrilevante. Ora che abbiamo questa pelle perfetta, nulla potrà più fermarci. Potremo andare ovunque vogliamo e nessuno potrà più distinguerci. Controllerò il mondo intero,
Nessuno potrà opporsi a me. La politica e la libertà di pensiero non avranno più alcun significato, solo la mia volontà deciderà il corso dell'umanità. Sei un pazzo maniaco. Come farai a rimpiazzare il mondo intero? Sotto il Cremlino c'è una fabbrica automatizzata. Anche adesso che stiamo parlando, decine di snatcher stanno prendendo forma. A prescindere da quello che farai, non sostituirai mai l'anima e il cuore delle persone. Quindi, cosa pensi di ottenere? Jimmy, la razza umana è composta solo da stupidi, ma io sono diverso. Sono colui che la salverà. In realtà, non solo gli esseri umani, bensì l'intero pianeta. Credo che non sarà possibile. Metal! Tra 10 minuti questa chiesa sarà colpita da un raggio particellare. Il mio GPS sta fornendo a 15 satelliti le coordinate per il raggio che sferrerà l'attacco. Non c'è scampo! Ogni cosa nel raggio di 3 km da me verrà distrutta. Basta dire stupidaggine! La mia ricerca non verrà distrutta da una specie di calcolatrice tascabile. Metal, cos'è successo al summit? I rappresentanti, preoccupati dagli snatcher, hanno votato all'unanimità per l'uso delle armi nucleari sulla città. Attualmente l'esercito sta applicando una quarantena su Yokobe. Cosa? Quindi vogliono uccidere tutti? La popolazione è nel panico, ma hanno acconsentito a revocare l'attacco qualora questa chiesa venisse colpita dal raggio. Non dobbiamo fallire. Qui ci penso io. Gillian, Jimmy, dovete fuggire. Tu, insignificante insetto metallico, non ce la farai mai. Una mossa mi faccia esplodere. Gillian, corri! Metal, è una pazzia! Non possiamo lasciare uscire di qui nemmeno uno snatcher! E anche questa nuova bella artificiale deve essere distrutta! Non permetterò a uno stupido ammasso di ferraglia parlante di cavarsela così! Se è vero che sei tu il bersaglio del raggio, allora non dovrò far altro che farti buttare fuori di qui! Prendete questo barattolo e portatelo fuori di qui! Sei solo un robottino insignificante. Sei sempre stato un grosso problema. Che succede? Ma tu... Tu eri disattivato! Non muoio così facilmente, vecchio. Fermati, pazzo! Silenzio! Cerchiamo di rendere sereni i nostri ultimi istanti, va bene? E voi, Snatcher, non toccate il piccoletto o staccherò la testa al vecchio! Random! Essere usato non mi è mai piaciuto. Ora vedrai l'atto finale insieme a me. Gillian, avete solo 5 minuti! Il Turbo Cycle si trova proprio qui fuori! Usatelo per scappare! Lasciami andare! Sono Elisha Madnar! Tu sei la mia copia! Non mi interessa se sono l'originale o una copia. Noi due moriremo proprio qui. Lo stupido ragionamento di una stupida macchina! No, questa è la mia volontà! Le macchine non hanno una volontà! Le macchine non possono decidere di sacrificarsi! Questo lo vedremo! Avete 4 minuti, dovete andare! E non dimenticate di occuparvi della fabbrica sotto il Cremlino! Fermi! Gillian, anche se i ricordi nella mia testa sono artificiali... Ehi, non dire così! I nostri ricordi sono stati tutti fin troppo reali, Random! Gillian, sei stato un ottimo junker! Gillian, è stato molto divertente essere il tuo compagno! Oh, Metal! Se puoi, cerca di recuperare i miei pezzi, ok? Come è stato per Little John? Little John? Oh... Ok, Metal. Corri! Ok. Grazie. Jimmy, andiamo!
No! Non portarla via! No! Stupido vecchio patetico! Non hai mai saputo cosa vuol dire amare veramente? Tu, stupida macchina! Perché stai sorridendo? Rimpiazzandoti, ho finalmente trovato la mia vera identità. Rambam, manca meno di un minuto. Grazie a te, tutto è andato bene. Non ringraziarmi, mi dispiace solo che hai un compito così gravoso. Anche tu sei un ottimo junker. 3, 2, 1, ecco che arriva! A dopo, ragazzo. Aereo da trasporto in attesa. Preparare l'aereo da trasporto per Mosca. Quindi parti veramente? È una delle mie responsabilità. Poi se vado a Mosca potrebbero tornarmi in mente dei ricordi. Se ciò accadesse potrei amarti ancora più di quanto non lo faccio adesso. Aspettami. Vorrei stare con te, ma prima devo distruggere questa loro terribile fabbrica. Jimmy, quando tornerò? Che ne dici se proviamo di nuovo a vivere insieme? Tutti i passeggeri per Mosca si imbarchino sull'aereo da trasporto. Anche noi ti aspetteremo. Katrina? Mika? Cosa ci fate voi qui? Dovresti essere contento. Sono venute a salutarti un sacco di donne. Sono felice che siate venute, ma lasciate che vi presenti mia moglie. Jimmy Sid, però credo che sia un po' strano presentarmi per la seconda volta. Che intendi? Non è la prima volta che vi incontrate? Ma cosa stai dicendo? Noi siamo buone amiche. Eh? E da quando? È la prima volta che la incontro di persona, ma abbiamo parlato al videofono tante volte. Cosa? Quindi per tutto questo tempo avete parlato di me alle mie spalle? Allora, cosa hanno deciso riguardo al futuro dell'agenzia Junker? Credo che questa sarà la nostra ultima missione, giusto? Beh, inizialmente avevano intenzione di sciogliere la squadra, ma ora hanno deciso di tenerci in attività. Ma questo significa che... Esatto. Ora siamo una delle divisioni speciali della polizia del governo. Questo ci pone al di sopra dei normali poliziotti. Quindi il governo ha deciso che un crimine commesso da una macchina rappresenta una minaccia maggiore di un crimine commesso da un essere umano, giusto? Hanno scelto anche un nuovo capo. Quando tornerai, potrai conoscerlo. Beh, è bello sapere che ho un posto dove poter tornare.
qualsiasi cosa tu faccia. Torna sano e salvo, e chiamami, ok? Ricordati che al tuo ritorno abbiamo ancora una cena da fare. Oh certo, non dimenticherò le mie promesse verso nessuna di voi. Ops, quasi dimenticavo. Naturalmente trascorrerò del tempo in privato con mia moglie. Qualcosa non va, Jimmy? Io e Harry aspetteremo il tuo ritorno. Quello è il cappello di Harry. Questa volta ce la faremo, Gillian. Non una finta coppia come prima. Sì, ci sarà amore e fiducia. Lo so, Jimmy. Abbi cura di te, Gillian. Ci vediamo, Jimmy. Un momento, aspettami. Portami con te, ti prego. Metal? Sei tu? Certo che sì. Non avevano la scocca adatta, quindi mi hanno messo temporaneamente dentro questa vecchia console. Puoi chiamarmi semplicemente Metal Gear Sega CD. Quindi il tuo chip di memoria si è salvato. Randam mi ha protetto dalla deflagrazione del raggio. Randam, eh? Aspetta un attimo, ho già sentito quello starnuto prima d'ora. Starnuto? Io non ho sentito nulla. Comunque voglio sapere se mi porterai con te. Ti prego, Gillian, ti prego, portami con te. Forza, sbrigati a salire a bordo, socio. Signor sì, Gillian! Nel corso della storia, i conflitti sono sempre stati generati dai sospetti. Il vero conflitto, però, risiede nel cuore delle persone. Questo conflitto è appena cominciato.